dico soltanto due parole. Adesso inizio con questo, che naturalmente è un suono molto delicato. Siccome qui c'è qualcuno che dorme da un po' di tempo, non vorremmo svegliarlo così un po' violentemente con l'altro suono della pietra. Quindi questo è molto delicato, per cui credo che possa servire ad entrare anche nel tema del suono della pietra, che Michelangelo, soprattutto per il materiale che ha utilizzato, così bisticciava con il mosaico che voleva sentirlo parlare. E noi oggi gli facciamo ascoltare la musica. Profanare questo silenzio, di dire il mio grazie al maestro, perché il nostro sforzo è di significare che dentro queste basiliche non si raccolgono opere d'arte, ma si sono prodotte opere d'arte. E quindi il silenzio, dove però anche le pietre possono dire qualche cosa, è un grande regalo. Grazie maestro. Grazie.